La sovrapposizione di Politano in aria, il cross in mezzo, alto per tutti, Caraschaglia, Osimhen! Gli hanno fatto a fettine oggi, a fettine. Faccio fatica addirittura anche a girarmi per leggere questo risultato. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Interviene Osimhen, cattura palla, la serve Caraschaglia, solo destro! Io non posso credere! Caraschaglia ha raddoppiato il Napoli! 39 minuti sul cronometro! Una partita assurda da parte del Napoli. Stasera il Napoli affrontava la Juventus. Partita mostro. Cioè, sono stati mostruosi, devastanti, rullanti. Mi hanno cacato in faccia i napoletani. Lo ritengo umiliante. Credo che sia doveroso e opportuno fare i complimenti al Napoli e a Luciano Spalletti. E per fortuna si sono fermati. E per fortuna si sono fermati, perché pensavo a un certo punto che ne prendessimo anche probabilmente qualcuno in più. Stasera c'è poco da parlare, va giù. 5-1 è tost, 5-1 è giusto che ci sfruttino per il campionato intero, per anni intero, per che ne faccio, una vita intera, va giù, 5-1 è tost. Basta. Alzo le mani. Juventus schiacciata, umiliata, dilaniata. Sono i più forti. Che cazzo vi devo dire? Sono i più forti. Non c'è niente da dire. Quando tu vedi una prestazione del genere, raga, chapeau. Farci ci sta a perdere, perché questi sono forti, ci sta. Ma non perdere così, non in questo modo, perché è veramente vergognoso. È vergognoso. Questi non sono due volte più forti di noi, sono 10 volte più forti di noi. Ci sta, ma non così. Non così. Io, regà, non ho parole, veramente. Ci stanno umiliando oggi. Lo possiamo definire in oh, non ci arrivo a parlare. Oh. Lo possiamo definire campionato chiuso? È ancora presto, però voi capite bene che... Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione, contenuti consigliati. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Come trovato una squadra un po' più messa meglio in campo, che gioca a calcio, ci ha fatto un culo come Nord da notte, teste de cazzo. Ha dimostrato di essere una squadra che veramente ha tutto, tutte le carte in regola per rimanere alla storia, ragazzi. Vergognatevi, umiliati anche stasera. Che figura di merda. Vi hanno presi a cazzi in faccia. Ne fai 5. 5. Regà, di che parliamo? Questa qua è stata una mattanza e non me l'aspettavo, eh. Ah, ragazzi, il Napoli oggi ha dimostrato non solo di essere più forte, ma questo non c'era bisogno di fare tutto sto po' di casino che hanno fatto stasera. L'hanno umiliato. Si sapeva, per me è scontato che il Napoli è più forte della Juventus. Voglio fare veramente sinceramente, con tutto il cuore, i complimenti al Napoli, a Spalletti e ai tifosi napoletani. Avete una gran bella squadra, vi meritate, vi strameritate lo scudetto, e veramente mi auguro veramente con tutto il cuore che lo vinciate voi. Cioè, veramente, che vergogna, dal 1990 che non perdiamo 5-1 con Napoli, 33 anni fa abbiamo perso... Una squadra che ha massacrato Juve campionato, una squadra che ha triturato la migliore difesa della Serie A, una squadra che veramente apre il Mar Rosso, una squadra che moltiplica pane e pesci, una squadra capace di essere biblica. Oggi hanno fatto vedere un calcio fuori di testa, ragazzi. Fuori di testa. Questa è una partita che, secondo me, non è finita qua. L'ha vinta, l'ha stravinta Spalletti, l'ha vinta, l'ha stravinta il Napoli, l'ha persa, l'ha strapersa Allegri, l'ha persa, l'ha strapersa la Juventus. Ma questa partita vale più di 3 punti. Una manita, 5-1 per il Napoli, risultato giusto, meritato e probabilmente anche stretto rispetto a quando si è visto in campo. Quando ne prendi 5, perché ne prendi 5 e sei umiliato calcisticamente parlando da una squadra stupenda, poi
si tifa la linea di squadra in questa situazione fa fatica. Fa fatica a parlare proprio in generale, perché sicuramente faccio i complimenti al Napoli, sono i più forti, lo stanno dimostrando, lo hanno dimostrato anche stasera. Incredibile, che dimostrazione di forza, di superiorità da parte della squadra partenopea. Mamma mia, una roba incredibile. E adesso andiamo ed entriamo nel merito della questione. Oggi hanno dimostrato, non con le parole ma con i fatti, di essere letteralmente dei mostri a livello di calcio, di campo, di gioco. Dei mostri, ma veramente dei mostri. Io oggi ho visto un qualcosa di pazzesco. Osimhen era, Anguissa era ovunque. Anguissa è arrivato qua a casa mia. Dappertutto, presso ovunque, pure a casa mia è arrivato Anguissa. Da Napoli è arrivato a Milano. Cioè, è un qualcosa di pazzesco. Perché veramente. Oggi ci hanno fatto il culo a strisce bianco-nere. Ci hanno fatto il culo a strisce bianco-nere. 4-1, Osimhen, ancora lui sull'assist di Kvaratskhelia. Sono sempre loro due. O fa gol Osimhen, o fa gol Kvaratskhelia, o fa l'assist l'uno, o fa l'assist l'altro. Napoli devastante, straripante, 4-1. Che schifo, raga, che schifo. 5-1 stiamo a perdere, 90 e mancano poco, perché tanto ha dato 3 minuti di recupero. Quando noi parlavamo di pausa mondiale, speriamo nel 2023 che il Napoli possa crollare, ragazzi, quella pausa, quel crollo che ci aspettavamo un po' nel 2023, non l'abbiamo visto. Questa era una grandissima prova per il Napoli e io mi aspettavo un Napoli vincente, ma onestamente quello che ho visto stasera mi viene da dire, me coglioni. Dovete credermi, ho gli occhi lucidi, sono colmo d'emozione per questa squadra, dovrei essere amareggiato, dovrei esserlo, è vero, forse sì, perché i partenopei oggi mettono due mani, le poggiano lì sul tricolore le due mani, quindi cosa significa questo? Che possono ritirarle solo loro, sono i padroni, sono quelli che decidono. 5-1, mo non so manco se hanno fatto un'altra rete, andiamo a controllare insieme, se magari gli hanno fatto anche il sesto. È finita. È finita l'agonia. Che schifo, che vergogna. Ma dovresti dimettere in questo istante, pezzo di merda, dovresti dimettere dopo sta figura di merda. Oggi ha strapazzato la Juve, l'ha fatta a fettine, ma proprio a fettine. Nel primo tempo, i primi 20 minuti, la Juve non ci ha capito niente. Purtroppo la sconfitta 5-1 è tosta, lo sazio, ma 5-1, quando cazzo vi menammo 5-1? Cioè, capito? E quando vi emeramo, Cicau? E il Napoli marcia sul cadavere della Juventus. È stata veramente una partita, secondo me, fra squadre quasi oserei di de categorie differenti. Fra una squadra veramente infermabile come il Napoli e una squadra debole, veramente debole come la Juve che oggi... E ne prendi 5 significa semplicemente che t'hanno annientato. Sotto, cioè... Si potrebbero dire tante monete. Cinquino del Napoli. Hermos firma la quinta rete della formazione di Luciano Spalletti. Il tabellino. Belli siete, ragazzi. Un abbraccione di cuore a tutti. Il campionato è riaperto, come ci dicevano oramai. La Juve lì, l'Inter pure. Ciao, 10 punti di distacco sulla seconda. Adesso vedremo il Milan. 10 punti di distacco sulla seconda. A una partita ancora dalla fine del girone d'andata. Ma di che cosa stiamo parlando? Come si fa a dire che il campionato è ancora aperto? È aperto cosa? Per chi è aperto? Cioè, se questi in 18 partite ne vincono 15, ne perdono uno e ne pareggiano due, ma di che cosa parliamo? Cioè, metterebbero la firma per perdere un'altra partita tra 18 partite, perciò stiamo parlando del nulla. Non ci ho fatto di episodi, però va giù con quella spinta del pubblico, un'altra categoria, un Napoli quest'anno si merita tutto, non ci piamo per culo. Giusto che ci fanno 5 supposte, 5 pere, ci sfottino, vabbè, accetto tutto, basta. Tutto poteva accettare 2-1, 3-1, 1-0 o 5-1, no? È pesante 5-1. La vergogna delle vergogne. Umiliati per l'ennesima volta. Tifosi di Allegri, dimettetevi. Andatevene a fare in culo voi e il vostro allenatore. Sono disumani. Il Napoli è una squadra disumana.
la Juventus è in bambola, è stata in bambola tutta la partita, tranne per qualche episodio, per il gol di Di Maria, ma il resto abbiamo visto soltanto un Napoli. La squadra partenopea ha dominato dall'inizio alla fine, 5-1, e secondo me ne poteva fare altri. Non voglio vedere più niente, basta. Non voglio veramente vedere più niente. Fate schifo. Meritatissimo. Fate schifo. Il conto di risultato, stasera dice Napoli 5, Juventus 1. Quindi dice che stasera tu sei stato letteralmente umiliato dal primo al novantesimo. Stasera hai trovato una squadra che gioca a calcio, il Napoli, che quest'anno sta facendo un grande calcio, e t'ha rullato, punto. 5 e non me lo devo pigliare pure 6 o 7. Qua ci aspetta veramente, ci aspettano lì allo stadio a farci la festa, e la festa ce l'hanno fatta alla grande. Che è successo qua? Cingai! C'è 5 gol in una partita! 5 gol in una partita! Prendi ancora una! Questo coi capelli in piedi dove vai? Questa fuori Di Maria dove vai? Pare! Non hai capito? Con Allegri non vinci più, è finito quel ciclo! Sarai sempre sotto! Iscriviti al canale adesso! 1000 iscrizioni! Voglio 1000! Mamma, che pagliatele che andano a fare. A me ne abbiamo vinto con un anno, ho fatto la bella fuga. Mi hai fatto schifo, va. Ah, ma vedi in galera, vedi. Chi plus Valenza fa, sì, galera, fallimenti, punti di penalizzazione. Allegre, fallimento totale, va, faccio un CEO, mamma, se ti un CEO. Goda, se faccio un CEO. 6 gol ci avete da fare. 6 gol ci avete da fare. 6 gol, oh, è fallo qui. 6 gol, ce l'avevo io con Stitch. Costine da Manzola, oh, dopo tranquilla. Grande Napoli stasera, Juventus a nanna e a cuccia per un mese in te. Il culo, il cortomuso, ficcatevelo un culo il cortomuso, testa di cazzo. Si gioca a pallone, a calcio si gioca a pallone, no facendo queste grandi figure di merda. Teste di cazzo. Napoli 5, Juventus 1. Davvero sembra che la Juve sia sparita dal campo. Napoli incontenibile, inarrestabile.